un tranxino. Questo senza il timbro, anche quello senza il timbro. Alcuni hanno il timbro, alcuni no. Tocca comprare. E ce l'ho già. E ce l'ho già. È lassù. Ma che cazzo te lo dico? Box break improvvisato. Lo apro? Madonna, è puzza. Cos'è questo coso? Aia! Ma io c'ho il capo grosso, ma che cazzo... Cosa mi avete mandato, eh? Io c'ho il capo grossissimo. Ah. Ma che succede, ragazzi? Fa male la chiorba! Fa male la chiorba! Ah. Ragazzi! Fa male la chiorba! Sto vedendo... Oddio! Cos'è questo video? No! Ah, c'ho un canale YouTube questo, vabbè. I nostri numeri di telefono. Cioè, questo numero di telefono, sì, io vado al WhatsApp. So chi è. E in che modo gli alieni li avrebbero rivelato questa cosa? Ma cosa vuol dire? Alla fine sono stati loro che mi hanno detto, va. No, sì, allora, qua bisogna fare qualcosa subito, abbi pazienza, no, qui bisogna risolvere la cosa. Bisogna risolvere la cosa qua, è un casino veramente. Vabbè, anche questa è un po' tirata, ma... È un pochino, che dici, Ale? Oh. Ma qui di tirato c'è anche altro, secondo me. Ho una notizia da darti, te lo ricordi Osas, il ragazzo che ha detto prima di tutto io sono ateo? Sì. Ieri non ha mangiato con noi al raduno perché aveva il Ramadan. Però non è musulmano. E sai come capisce quando c'è il Ramadan e quando non c'è il Ramadan? Con l'app Muslim Pro. Allora ragazzi, iniziamo con un esercizio di respirazione. Ok, adesso indica un nemico che non c'è. Fissa un punto e indica il tuo nemico. Così. Indicali con due dita. Unisci le dita, unisci. Ah, bravissimo. Sì, è importante unire a quanto pare. Poi vai col terzo dito che è il tuo terzo nemico. Ok. Perfetto, bravissimo Mario. Adesso alza pure il quarto dito. Quattro nemici davanti a te. No, il mignolo Mario. Sì, ah, il mignolo. Poi bravo. Dai. Butta fuori tutto. Adesso devi vettorializzare bene. Devi riunire qui nel mezzo al petto tutti i tuoi pensieri negativi. Bene, vai. E poi adesso ci vuole... Un grido di battaglia mentre allarghi. Ah! Vado io. Vai. Dario? Ho provato ad aiutarti per quella cosa con Dario, ti ricordi chi mi ha chiesto aiuto? Sì, me lo ricordo, Mario. Cioè, qual era la domanda? Qual era la domanda, Mario? Certo. Posso parlare di quello che ci mancherebbe altro, Mario, certo, non è un segreto. Bella forza! Ha detto per forza, cantando. Uno di questi era un fumettista che lavorava con tutti i grandi fumettisti degli anni 50, degli anni 40 e via. Era stato un collaboratore e lavorava con un certo Ugo Pratt. Tutte le illustrazioni che hai fatto per magari libri, eccetera, per quanto riguarda dinosauri, animali preistorici, le hai ancora o...? Ma io ce l'ho tutti, esatto. C'ho quei disegni degli dinosauri che fanno le osacce, per esempio. Fai vedere. Eccole va. E quello lì si... Diciamo, questi sono gli iguanodonti che si accoppiano. Questa freccia verso questi... Raccontami un po' che ti suggerisce. Ragazzi, mi spiegate qual è l'origine del contenzioso? Io non riesco a capire. Contenzioso. Senti sta robaccia. Senti. Dimmi. No, ma aspetta, ma... Ma Tekken picchia... Riguarda Tekken, Dario. No, sì. Io gioco competitivo perché devo fare le combe più belle degli altri. No, non c'entra nulla. Dario, mi devi dare ascolto perché c'è bisogno di qualcuno proprio come te che non gliene fotto un cazzo, anzi. Dimmi, dai. Dai, vai, sai, vai, try, non dai, però. Ma arrivò anche l'invito della regina d'Inghilterra che raccolse questi miei disegni del domo primitivo
erano 24 disegni, 24 tavole grandi, 70 centimetri per un metro, cioè. E la regina d'Inghilterra mi invitò alla mostra dei miei disegni, che doveva andare in giro per tutto il Commonwealth. Però c'è un momento che il pubblico non sa, che raccontiamo, che è il momento dello switch di Mario, cioè questo grande nervosismo che poi a un certo punto non si sa perché si sgonfia sorriso, improvvisamente e poi sorriso. Ma ragazzi, ma ricordiamoci che siamo tutti fratelli, comunque sia. Porco Dio, che vero. Paura, cazzo, Joker, cazzo. E allora mio padre disse: no, vai a lavorare, vai. Mi mise a fare in un artigiano che faceva le borse pellettiere. A Firenze c'erano tutti questi pellettieri, c'erano dei cartoni bianchi grandi, un metro per 80, un metro per 70. Questo cartone cominciai a disegnare su questi cartoni bianchi, no? Si diffuse questa voce di questo ragazzo geniale, no? E quello che mi spinse a darmi da fare sempre di più, che venivano anche queste ragazze venivano a vedere, dicevano: oh, bravo, che c'era questa ammirazione da parte anche delle ragazze. Tante prima ero innamorato di un paio di figliole, insomma, due biondine. Ma te ne ricordi ancora, Harry? No, perché l'altra volta Victor però mi ha fatto sbagliare. Allora, dai, Victor. Cazzo, ha sviluppato un libro, Victor. Sarà una persona intelligente. Scegli una carta, Mario. Ognuna di queste carte rappresenta tu, ma puttana. A parte che sembra Dead by Daylight. A parte che te sei un coglione e mi rispondi un'altra volta così ti spacco il culo. Non sposto a te, precisamente. Ciao Mario. Grazie Lollo, grazie mille per quello che hai detto. Cosa? Pappelo passa! Ma non ci stiamo in altri giochi, tranne Among Us, cioè, capito? Dietro io, che cazzo me ne frega? Ma no, se devi tirare dietro un altro, te l'avevo già dato per scontato, Simone. Però ne sei voluto. I was just looking for the sports channel, Gary. Come mi piace essere Poli, un uomo senza spina dorsale. No, quello sono io. Che domani si morirà e no, nessuno si repentirà. Se tu vai sul nostro sito, prendi ogni prodotto, c'è scritto quanto ci costa il tessuto, quanto ci costa la fason, che è questo termine francese orribile, che è la cosiddetta confezione, che però nella confezione, la scatola, si chiama così il processo di cucire. Fason. Con la okay. C, quella strana, insomma. Sì. C'è una persona, un barone, in chat che scrive: 5.000 euro nemmeno se fatto con i peli di figa di Miriam Leone. Oh, delicatissimo. Sì, un barone, dicevo, infatti, in chat. Grazie mille del contributo, senz'altro interessante. Le scarpe che forse ho indossato più di tutte e ancora sono in vita e guarda, sono tenute benissimo, sono le Adio Bam, che era la collaborazione tra Adio e Bam Margera. Anzi, forse era Adio, era proprio di Bam Margera. Che scarpe da tossico, sì, probabilmente. Facciamo questa mini micro sfilata. Allora, questa, ragazzi, è la per... allargami un po', dezoomami. Allora, questa, falla vedere bene. Facciamola vedere alla regia. Secondo me si può zoomare anche un altro po'. Ce la fai a ruotare? Zoomare o zoom? Bravo, zoomala bene. Pigia. Pigia bene, premi, ruota, qua. No, vai, bravo, vai, contrario, okay. Bravissimo, ecco che mi si taglia sti cazzi, guarda, questa è proprio la televendita. Comunque, ecco, amici, mi devi dare 2 milioni, no, esatto. Sono 2 milioni, eccole qua, bel pezzo, ma impossibile da indossare, guarda, allora ti spiego come si fa, metti, infili la prima manica qua dentro, poi infili la seconda qua dentro, e poi vedi, Ale, vieni, indossa. Qua che taglia è questa? Era M. Io questa XL. Però vedi? Madonna, l'ho indossato, sì. Questo lo insegnano le mamme a 2 anni. Anzi, anche meno. Oddio, ma cosa è successo allo sfondo? È illuminatissimo perché sono accese le luci della tomodaccio. Dai, scherzo. Poverini, se vi cambiano anche solo una luce, poi non siete più abituati. Come quando rompevate il cazzo per il set da casa. Oddio, Dario, lo studio, mi stai imborghesendo, è finita la mia vita. Che belli tempi della pandemia, quando mia nonna moriva tra spasmi vomitando sangue dai polmoni.
che bella la pandemia, ma perché giocavo a World of Warcraft, eh? E seguivo le tue live, mandatevene a fanculo per cortesia. Cos'è questa clip qua? Aspettate un attimo, che esperienza. Sai, Mario che guarda lo spam, penso di... Sì, ma l'hanno inserito nel mashup di tutti i content creator del mondo, ma sono matti? Sì, ma non era da mettere quella roba, ma cosa c'hanno in testa? Sì, che poi tutte... No, non so se ve ne siete accorte, tutte le altre clip di tutti gli altri content creator sono mute, cioè sono solo immagini. L'unica che ha l'audio originale, peraltro, e sono è la mia, dove urlo come un pazzo a presa di culo. Ma ragazzi, ma che siete pazzi? Ah, questa cosa la devo raccontare, non l'ho mai raccontata, è giusto raccontarla. Noi siamo in un condominio meraviglioso, dove c'è un simpatico amministratore di condominio, che il giorno in cui io e Masi abbiamo varcato la soglia di questo condominio ci ha mandato una simpatica lettera dicendo: i vostri condizionatori sgocciolano, come diceva il GOAT, fateli subito riparare, se no avvocatino. Oh, perfetto. Allora abbiamo chiamato il costruttore, l'ha aggiustata, eccetera eccetera. Qualche tempo fa, proprio a ridosso dell'ultima maratona, il Mase nota un simpatico problema nelle pareti di cartongesso del nostro studio, ovvero delle gore d'acqua, delle pozze d'acqua qua, nel cartongesso, nelle due mura, nei due muri che circondano il vano autoclave del nostro condominio. Che bello, proprio trasudavano acqua. Perfetto. Sono andato a controllare, l'autoclave aveva un pertugio che secerneva liquame che si era simpaticamente infiltrato tra muro, lana di roccia che c'è perché è tutto insonorizzato, e cartongesso, e aveva iniziato a mangiare il muro. Topperia. Mando una mail all'amministratore, due mail all'amministratore, tre mail all'amministratore, chiamo l'amministratore, però solamente quelle due ore durante due giornate in una settimana di lavoro, cioè lui praticamente risponde al telefono 4 ore in totale a settimana, va bene, al che io, un po' innervosito, lo ammetto, prendo la macchina del Mase, perché non avevo la macchina qui con me, vado all'ufficio dell'amministratore di condominio, apro la porta con dolcezza. Knocking professional like I am, you use the master key. C'erano due segretari amorevoli, ho detto: amiche mie, c'è l'amministratore di condominio? No, è fuori. Immaginavo, ci mancherebbe altro. Può per favore l'amministratore di condominio venire con un perito a calcolare il danno, perché se no domani gli faccio bucare dentro Giuseppe Croari con una mazzafrusta? Il giorno dopo avevo i periti nel mio studio. La legge italiana meravigliosa ti corre in soccorso in men che non si dica.